Ciao amici, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video. È un botto che non registro con la videocamera da quando mi sono preso il telefono. Ormai praticamente sto registrando quasi tutto con quello, però mi mancava registrare nuovamente con la Sony. Oggi che facciamo? Uccidiamo un pochino i grilletti perché mi stanno a fare una capa tanto. Stanno qui sotto, stanno facendo un casino terribile e mi sembra proprio che si stiano proponendo come volontari per dar da mangiare agli animaletti. Visto che vi faccio praticamente vedere quasi sempre i giochini, i baby che mi sono nati quest'anno, direi che è anche il momento di dare il giusto spazio a qualche genitore che non vi faccio vedere un po' e che oggi devono mangiare. Quindi spolveriamo un pochino i grilletti col calcio e facciamo mangiare un po' i grandi. Una delle domande che mi viene fatta più spesso è: perché il mio giochino non mangia? Beh, la risposta, ragazzi, è praticamente sempre la stessa. In genere i giochini non mangiano soprattutto per il primo periodo, perché si devono ancora abituare alla nuova casa, sono un po' stressati, quindi niente paura. All'inizio è normale. E vi faccio vedere oggi che livello si può raggiungere con degli animaletti che all'inizio non mangiavano. Ad esempio, adesso vi faccio vedere Bomb, che tutti quanti conoscete su questo canale. All'inizio non era così confidente con me, anzi si metteva paura, ma dopo un pochino di handling, se non avete visto il video dell'handling ve lo lascio linkato qui in alto a destra così vi faccio capire di che si tratta. Quindi dopo qualche sessione iniziale di maneggiamento in cui lei non era proprio d'accordissimo, ho raggiunto un certo livello di confidenza. Adesso vi faccio vedere a che siamo arrivati. Basta che io apro qui. Ora considerate che Bomb è a casa mia da paio d'anni, tolgo i grilli da qua perché altrimenti si mettono le orecchie e rischio di uccidere qualcuno. Considerate che Bomb è qui a casa mia da penso 2-3 anni, non ricordo precisamente, ma ce l'ho da un po', e quindi piano piano lei si è abituata ovviamente alla mia presenza, e non dico che mi vuole bene perché questi animaletti non provano affetto, però diciamo che si è, mi tollera abbastanza, ha capito che io sono la sua fonte di cibo e quindi diciamo che ci si riesce ad avere anche una buona interazione. Io ho preso un grilletto spolverato con di tre e ora glielo metto praticamente in bocca. Bom, ecco, tieni, bravissima. Questo è una delle interazioni che si possono avere con i leopardini, per questo io li consiglio sempre come primo animaletto del genere. Ci sono altri rettili con cui questa cosa è un pochino più complicata, tipo tocchino, mentre quei leopardini, se si è bravi ad abituarli alla nostra presenza, si riesce addirittura a farli mangiare dalle mani, e non dico che sembrano cagnolini, però sono tra gli animaletti più vicini ai cagnolini tra i rettili, secondo me. Altro grilletto sempre per Bomb. Aspettate che vi avvicino. Apprezzato? Penso proprio che abbia apprezzato. Ora Bomb è particolarmente socievole, lo devo ammettere, non sono tutti quanti come lei, però la maggior parte dei miei giochini ormai si sono abituati e quindi riescono a mangiare le mani. La cosa non funziona solo con Bomb, ma funziona anche con le altre. Ad esempio c'è l'Akesi qua vicino, è qui sotto. Adesso provo ad attirare un po' l'attenzione, mi metto il grilletto davanti, ok, si è messa paura e quindi la lasciamo così, non rompiamo ulteriormente le palle all'Akesi. Ma qui dentro ce n'è anche una terza, che è Olaf, e anche lei è molto 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 socievole. Ora, come avete visto, ci sono momenti in cui gli animaletti, pur essendo abituati, si spaventano. Nel caso di Akesi, che se n'è scappata, a quel punto lasciate stare, non è il momento di interagire con loro, provate con un altro se ce l'avete, o comunque riprovate con lo stesso dopo un giorno. Vi faccio vedere Olaf invece, che è lì, ha visto che si sta mangiando, come invece subito verrà a mangiare anche dalle mani. Qui c'era il barattolino dove le metto le arme.
Lucio Laff, prima che se lo fotte bomba. Prima che se lo fotte bomba. Ecco, se l'è fottuto bomba. Ladra. Ok, la che si è tornata di sua spontanea volontà. Vediamo se vuol mangiare, altrimenti non la andiamo a stressare. Vediamo un po'. Mi sembra interessata. Ecco, come avete visto, non forzare la mano ha portato i suoi frutti. Prima l'ho lasciata andare, si era spaventata, si è allontanata, non l'ho inseguita per farla mangiare per forza e adesso ha mangiato da sola. Nel frattempo qua c'è Bomb che continuerebbe a volersi mangiare anche le mie dita. Togliamo questa qua perché è brutta. E Olaf adesso sta uscendo dalla sua tana. Ha fame la cretinella. Ti sto dando da mangiare da 3 ore, però tu ti fai scappare le prede e te le fai rubare dagli altri. Ok ragazzi, adesso ho fatto mangiare le femmine lì e ho preso Mike nei modi che vi ho descritto nei vari video, tipo quello dell'handling che ancora una volta vi ricordo trovate in descrizione, o comunque lascio anche il link qui in alto. E vi faccio vedere il livello più alto di interazione che si può avere con un animaletto del genere. Io ora lo sto prendendo, lo sto tenendo in mano. Ovviamente ho fatto con delicatezza, ho fatto prima tutto il percorso per abituarlo ad essere preso. Vi faccio vedere come addirittura si può arrivare a farlo mangiare dalle mani fuori dal terrario. Preso. Ok, l'ha mangiato. Ora Mike è con me da quando era veramente piccolino, quindi io mi sono abituato a vederlo crescere, lui crescendo si è abituato alla mia presenza e quindi adesso non dico che siamo amici perché è come si fa a essere amico di un gechino, però lui mi tollera ben volentieri, sa che io lo faccio mangiare e quindi mangia addirittura fuori dal terrario qui sul tavolo, che non è una cosa scontata perché quando sono adulti i gechini hanno una diversa necessità del cibo. Quando sono piccolini è molto più semplice riuscire a convincerli a mangiare anche fuori dal terrario perché hanno sempre fame. Quando sono grandi invece la fame è sempre meno e tendenzialmente sono più timorosi, per cui io in genere consiglio di prendere un animaletto non piccolo 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 ma comunque giovane, in modo tale che abbia abbastanza fame da non sentirsi troppo impaurito e quindi si butta più facilmente di un adulto. Ovviamente però non vanno presi troppo troppo piccoli perché altrimenti rischiano di essere eccessivamente delicati e hanno bisogno di attenzioni particolari. Beh ragazzi, con questo video molto semplice in cui abbiamo fatto mangiare un po' di animaletti volevo raccontarvi un pochino qual è la massima interazione che si può raggiungere con questi gechini. Come al solito, quindi, se non avete ancora fatto, io vi ricordo che potete iscrivervi al canale, è completamente gratuito, a me dà una grandissima mano a crescere. Ringrazio tutti quelli che mi sono venuti a salutare alla fiera perché questo è il primo video che registro dopo la fiera, e un saluto particolare a Davide e Francesco che sono due ragazzini che sono comprati un gechino da me e mi hanno chiesto di salutarli in un video. Grazie a tutti ragazzi per avermi seguito, appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube, ciao!